Bentornati ragazzi, sono Gio Vispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Luis Suarez IF. Come sempre vi invito a passare dalla nostra pagina Facebook, link in descrizione, troverete tutto quello che volete tra post, contest e molto altro ancora. Luis Suarez, attaccante del Barcellona e dell'Uruguay, in questa versione IF, in form, con 91 di rating. Nella realtà è sicuramente uno dei più forti attaccanti attualmente in circolazione. E sicuramente su Foot lo è. E questa carta è un'ulteriore conferma. Questa carta ha tutto quello che ci si aspetta da un attaccante. Ottimo tiro, buona velocità e fisico e ottimo dribbling. E anche un buon passaggio. Ma vediamo un po' nello specifico le sue statistiche. Ha una buona velocità, 85, con 90 di accelerazione e 81 velocità scatto. Ha una buona partenza, ma purtroppo non ha un'ottima velocità massima, quindi alle volte potrebbe essere recuperato, ma grazie al suo fisico riesce in molte occasioni a non farsi rubare palla. Dal suo fisico mi è piaciuta molto la sua aggressività. In molte occasioni andava deciso contro l'avversario, con l'intento di rubare palla, e ci riusciva. Sulla carta ha 82 di aggressività e poi ha anche un 90 di resistenza che lo aiuta a non stancarsi tanto facilmente. Ha una buona forza fisica con 90. C'è da dire che andando a vedere un attimo il suo equilibrio si legge un 66. Però per me questo valore è falso perché negli spalla spalla difficilmente cade e io personalmente l'ho visto cadere quando entravano tipo 2 o 3 avversari su di lui. Quindi per me equilibrio sembra almeno un 80 in game. Venendo al suo dribbling, ha 92 generale con 90 agilità, 95 riflessi, 93 controllo palla e 94 dribbling. Con 4 stelle skill sicuramente il suo dribbling è uno dei migliori e ce l'ha nel sangue. Ed ha anche una buona agilità, utile nel dribblare l'avversario anche senza le skill. Ma chi ama le skill sicuramente si troverà bene con questa carta. Ha un tiro buono, se non ottimo. Personalmente ho trovato ottima la sua finalizzazione, perché ha un 97 sulla carta che in game si tramuta con un gol certo. Comunque, come specialità ha anche tiratore dalla distanza, ma personalmente ho trovato qualche difficoltà nel tirare da lontano. Forse su old gen è più difficile tirare da lontano, per l'appunto, forse su next gen è un po' più facile, non lo so. In generale ha un 93 di tiro con 94 piazzamento, 90 potenza tiro, 88 long shot, 91 tiro al volo e 91 rigori. Personalmente sa far bene tutti i tiri, ma come già detto è implacabile sotto porta. Poi con le 4 stelle piede debole riesce a segnare anche di sinistro e nelle clip lo vedrete. Ha anche dei buoni passaggi, infatti mi ha fatto un paio di assist. Quindi all'occasione potrebbe risultare un buon assist man. Sulla carta ha 82 di passaggi con 87 di visione, 80 cross, 85 passaggi, 66 passaggi lunghi e 89 di effetto. Tutto sommato, a parer mio, riesce a far bene tutti i tipi di passaggi, corti, lunghi e anche i cross all'occorrenza. E quell'effetto lo si può associare anche al suo tiro. Però i suoi tiri a giro non mi hanno entusiasmato. Mi sono piaciuti però di più i suoi pallonetti. Ha anche un buon colpo di testa, non proprio perfetto, ma accettabile, con 72 di elevazione e 80 precisione di testa, ed è alto 1,82 m. Ha dei buoni calci piazzati, con lui infatti ho sfiorato il gol da punizione. Ha anche come specialità specialista punizioni. Sulla carta ha 87 precisione su punizione e secondo me è un valore giusto perché comunque le punizioni le sa battere. Infatti se vedrete nelle clip sicuramente ha una battuta particolare come ogni giocatore, come ad esempio Bale ha il suo tipo di battuta, così come Cristiano Ronaldo, Suarez ha il suo tipo di battuta, la sua rincorsa speciale. Ha un work rate alto-medio, più propenso all'attacco, però alcune volte sembrava un po' arretrato. Ripeto, alcune volte, non sempre, infatti lo cercavo, però vedevo che stava più dietro rispetto alla manovra offensiva. Naturalmente molto dipende anche da come lo mettete, se lo mettete come attaccante o se lo mettete come AT. E io l'ho provato sia come attaccante in un 4-1-2-1-2 in coppia con Dos Santos, se non erro, e in un 4-3-3-5, quello col falso 9, con la T con la seconda punta,
Personalmente mi è sembrato più redditizio come AT seconda punta, perché aiutava molto il centrocampo e l'attacco, usato con lo stile intesa cacciatore, perché l'ho comprato con quello stile intesa, ma per me andrebbe bene anche un base. La sua fascia di prezzo è 4 milioni e 7 milioni. Io l'ho pagato circa 5 milioni, 700 mila crediti, e attualmente, per come si è evoluta la situazione del price range della fascia di prezzo, credo che sia esagerato. Riassumendo: pro, controllo palla, dribbling, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, finalizzazione, potenza tiro, aggressività. Contro, ho messo il prezzo. In conclusione, è una carta davvero ottima, con tiro, fisico, dribbling e dribbling. Tutto quello che ci si aspetta da un attaccante completo. Dunque ragazzi, questa player review termina qui. Scusate per aver esagerato con questa player review, per la durata della review. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi invita a passare dalla nostra pagina Facebook, mi invita a vedere le nostre altre player review sempre su questo canale. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazio.